con il sindaco di Fondi Salvatore De Meo per parlare, anzi più che altro chiarire la questione di Piazza dei Gasperi, se si sa per esempio ad oggi quando è che sarà aperta al pubblico, se si realizzerà questo sottopassaggio, insomma che cosa succederà a quell'area. Allora, noi abbiamo avviato un confronto con la direzione lavori perché eh, si possano arrivare in tempi certi a ottenere tutte le certificazioni del collaudo tecnico-amministrativo che è l'atto finale di un'opera pubblica, tra l'altro un'opera importante come quella di cui stiamo parlando. Eh, C'è stato un ritardo iniziale che poi si è protratto nel corso del, dell'intervento, attualmente stiamo verificando con la direzione lavori una nuova sistemazione viaria di via Padre Alessio Falanga dove nel progetto iniziale all'indomani di una prima variante era stata ipotizzata la realizzazione di un ponte che consentiva la continuità pedonale da piazza De Gasperi a piazza Municipio. Questa ipotesi la stiamo verificando in modo tale che si possa comunque garantire la pedonalità e la carrabilità ma per far sì che l'intervento possa essere il più armonico possibile rispetto all'intero contesto architettonico. Quindi si farà comunque? Eh, si farà la strada, credo sicuramente non si farà il ponte per arrivare a questa congiunzione, metteremo dei dissuasori a scomparsa dove sarà possibile rendere via Padre Alessio Falanga sia carrabile che pedonale a seconda delle circostanze. Abbiamo eh, nel frattempo anche avviato i lavori di ristrutturazione dell'ex urbanistica, dell'ex Omni, dove più volte abbiamo ribadito saranno ospitati i locali del nuovo centro anziani e per evitare che eh, l'apertura che poteva essere anche fatta in maniera provvisoria, fosse però pregiudicata dalla presenza di un ulteriore cantiere, abbiamo preferito completare questo intervento approfittando anche delle certificazioni in fase di rilascio. Io credo che nella primavera si possano avere dei tempi sicuri per arrivare ad un'inaugurazione che rappresenta un momento importante, soprattutto per anche il tempo che è stato utilizzato, con, mi rendo conto soprattutto del disagio che hanno avuto i cittadini e le attività commerciali alle quali non possiamo che chiedere ecco, di avere eh, altra pazienza dopo quella che hanno sicuramente avuto a propri danni anche economici. Bisogna riconoscerlo che c'è stato un momento di difficoltà. Siamo nelle battute finali, io sono convinto che l'apertura e la realizzazione di questo intervento potrà poi ripagare le attività ai residenti e gli stessi cittadini, si renderanno conto di uno spazio straordinario che renderà Fondi una delle città con un'area pedonale forse tra le più grandi della provincia di Tiradina e della Regione Lazio che, eh, di cui ne siamo orgogliosi. È un intervento che mai era avvenuto, pertanto eh, l'apertura sarà l'occasione anche per festeggiare con i cittadini questo grande e imponente intervento che abbiamo fatto di riqualificazione dalla parte centrale.